Una soluzione ci sarebbe. La vedi? Quella finestra aperta? Non capisco. Un ladro trova la finestra aperta, entra pensando che la casa sia vuota e invece io sono distesa sul divano. Lo sorprendo e lui perde la testa e mi strangola con la mia sciarpa di seta. È tutta la sera che dico che tu sei matta. E sei strana. Ma questa è grossa. E farsi ammazzare sarebbe la soluzione di tutti i tuoi problemi? La donna si alzò e si avvicinò al cassetto dove il ladro aveva trovato un po' di denaro. Lo aprì e lo richiuse un paio di volte. Sente come scorre bene. Non fa il minimo rumore. Ora è vuoto, ma già domani potrebbero esserci 120.000 euro. No, guarda, non ci pensare. Vedi, capisci, il mondo non mi deve nulla, sono proprio universi diversi anche dal punto di vista narrativo, sono due cose che vanno in cerca di altre cose, vanno a frugare in altre direzioni. Dal punto di vista della scrittura, quando poi la situazione matura, precipita in senso positivo, nel senso che la scrivi. Non sono mica un assassino. Uccidimi. Vi prego. Me lo merito. Ma non ci penso proprio. E poi perché? Perché il mondo non mi deve nulla. Il dialogo è vivo ed è una lettura molto rapida, tiene il tempo ritmo. Le battute, per esempio, non ci pensare, non sono mica un assassino, uccidimi. Ti prego. Me lo merito. Senti il tempo? Non capisco. La tedesca gli si avvinghiò con una forza inaspettata. Ho dedicato tutta la mia vita a fottere il prossimo. E ora mi faccio orrore. Non ho crediti con nessuno, di alcun tipo. Sono sola. Non ho nessuno. Il mio è stato un fallimento completo. Solo il denaro ha potuto mascherare la miseria della mia esistenza. Ma tra un anno non avrò più denaro. E non potrò più farlo. La tensione narrativa, che è frutto di quella miscela che nasce dai dialoghi dei personaggi, dalla psicologia dei personaggi, dalla forza del luogo e poi dall'oggetto che viene trattato. La realtà è troppo spietata, non riesco più a vivere. Il ladro, deciso ad andarsene al più presto, cercò di liberarsi dall'abbraccio della donna. Ti prego, non farlo, ascoltami. Sono disperata. Lui lasciò cadere a terra la borsa con la refurtiva. Le prese le mani e le staccò con dolcezza. Poi si voltò e se la trovò di fronte. I loro volti erano vicinissimi. Le labbra della croupier sfiorarono quelle dell'uomo. Rimani qui con me. Si baciarono con dolcezza. Calotto è stato molto abile nella dimensione dialogica. Sono due personaggi principali, una dimensione realistica, senza approfondire molto, però tra la proprietaria della casa e il ladro si forma una connessione che mette in luce interamente i loro caratteri e si caratterizzano perfettamente come personaggi dal confronto dialettico tra i due. Lui era indeciso, ma la lingua della tedesca si insinuò nella sua bocca e gli fece capire quanto era bello. Lei gli slacciò la cintura e lui le accarezzò il seno. Si toccarono a lungo, prima che lei lo invitasse a distendersi sul divano. Il cazzo del ladro scivolò dentro di lei e iniziò a muoversi lentamente. Uccidimi, ti prego, liberami. Tu come gli dai? Ma gliela do, sai, in lettura no, se fosse un'esecuzione senza copione, dal vivo, con teatrale,
E qui l'attore non deve fare molta fatica, perché qui senti le prime due battute, no? La donna è lì e il ladro entra in casa ed è stesa sul divano e lo sorprende lì. Senti, vedrai che è parlata, no? Lui è andato dentro e lei dice, siccome si vuol far fuori, si vuol far ammazzare perché è depressa, allora dice, una soluzione ci sarebbe. La vedi la finestra aperta? Vedi che già c'è la dimensione? Liberami. Il ladro tacque, rispondendo alle suppliche della donna con il vigore del proprio corpo. Sembrava volesse zittirla, travolgendola di sesso, ma lei ebbe la meglio. E l'uomo si abbandonò sconfitto sul suo corpo, per poi scivolare a terra. Si sollevò e si sedette sul bordo del divano. «Ti sei decisa finalmente a darmi del tu, hm? Sai che mi faceva un po' strano sentirmi dare del lei? Però mi piaceva, sì. Era una sensazione nuova». Io ho voluto mettere a confronto due modi di vivere completamente modificati dalla crisi. No, Un mondo mi deve nulla dal punto di vista della produzione creativa è un progetto che nasce da lontano e si è nutrita di riflessioni, di spunti, letture, un sacco di cose ovviamente sono quelle che sempre che sono alla base delle trame, degli sviluppi narrativi dei progetti. Ma com'è che ti chiami? Il mio nome è Adelmo. Non ti pare che siamo abbastanza intimi adesso? Mi chiamo Lise.